ragazzi, come va? Facciamo un riassunto delle ultime Wazzy News. Intanto ristrutturazione di alcune delle villette nel villaggio. Per questo tempo ieri sono andato a mettere il gas, considerando che non costa tanto, no? 3 slot e 49, quindi sono 3, 6, 9, 12, non lo so, e la Vespa, quindi adesso uso la Vespa. Fa troppo caldo per andare con la Wazz, però ogni tanto un giretto lo vado a fare ugualmente, perché ogni tanto ci va, no? È come la Wazz e la Vespa, se a mio parere vanno di pari passo, nel senso che la Vespa ogni tanto la devi usare, devi sentire il motore girare, fare un giretto, capito? Sentire l'aria. Gindobre. E la stessa cosa per la Wazz, ogni tanto un giretto ce lo devi fare. E quindi, eccola qua. Quali sono le news? Le news sono che la devo lavare. Le news sono che ho fatto sistemare, non ancora, il cassetto, che si è totalmente rotto. Adesso ho comprato un pezzo che domani, hopefully, dovrebbe arrivare. E quindi le news sono che non ho messo benzina, ma ho messo gas l'altro giorno. Guarda, giusto per dire, quello che si tira sulla macchina, no? Quello che si tira sulla macchina è che meno male mi ripara questo pezzo. E non ho più notato della nuova ruggine. Sarà anche per quella protezione, sorta di cera che ho messo, non so, però in ogni caso per ora mi sembra che vada incredibilmente tutto per il meglio. E cos'altro? Ciao Teresa! E questi giorni sono stati abbastanza impegnativi per via di alcune feste di musica latina, festa hawaiana, insomma, grande movimento. Niente, questa sera abbiamo musica latina. Ho preparato per il ballo. Siamo pronti. Questa sera latino. Olé! Cosa c'è da fare? Cosa c'è da fare? Ogni tanto mi perde olio, ma ogni tanto, non sempre, ogni tanto mi cade qualche goccia di olio. La marmitta la devo ancora fare. Sarebbe di importanza cambiare le sospensioni, sarebbe di importanza cambiare anche queste gomme, ma considerando che tanto la schiena, che tanto quest'inverno, quest'estate non la userò, allora Gindobre, considerando che intanto per il momento non la userò, o comunque la uso proprio poco, non penso di comprare le gomme estive. That's it. Ciao Teresa! Teresa, due Teresa! Ah, ciao Teresa! Ecco, a posto. Ciao bella! Ok. Ecco, un'altra cosa, la mascherina qua va proprio bene. I fanali, come si vede,
si stanno un po' rincoglionendo, no? Però tutto sommato diciamo che va tutto abbastanza per il meglio. Ecco, ci sono queste puntine. Mi sa che devo approfittare di questa giornata e andare a lavarla e rimettergli ancora la protezione, no? Rimettergli ancora la protezione così che almeno mi rimane, come dire, protetta. E questo è quanto. E questo è quanto. Mi sembra che, ecco, questi qua che ho messo, no? Una protezione qua così, una pellicola. Questo qui è rimasto uguale, non si è più allargato, quindi anche lì va bene. E niente, sì, dovrei andargli a dare una lavata, giusto così. Anche qua quella cosa che gli avevo messo all'interno è rimasta molto protettiva. No? E quindi non si sono aperti qua, non si è aperto nulla, ma diciamo che per il momento va tutto per il meglio, considerando che sono 3 anni, no? Mi sembra che tutto vada per il meglio. Sì, ci sono delle punte. L'inverno è il peggio che mai. Questa è una macchina che deve vivere l'estate, solo che fa troppo caldo per girare d'estate. E quindi niente, e siamo a posto. Allora, Gindobre, Gindobre, Gindobre. Allora, Gindobre. A posto.